Milena Cabanelli. Grazie, sono veramente felice di essere per la prima volta nella mia vita ospite di un'inaugurazione di un anno accademico. Il tema di cui che mi è stato assegnato è i sistemi di comunicazione che non comunicano fra loro. Se vi aspettate che parli di fake news, non sarà così, credo che se ne sia già parlato abbastanza. Certo, il tema esiste, non va sottovalutato, però si è detto di tutto ormai. E penso che la mia categoria debba parlare più di news, che è l'unico modo per sconfiggere le fake news. Di sicuro è un grande tema quello dei sistemi di comunicazione che non comunicano fra loro. In senso stretto comunicano benissimo, in senso più ampio la storia è diversa. Allora, quando dico in senso stretto i mezzi di comunicazione comunicano benissimo, per esempio, i telegiornali la mattina costruiscono la loro scaletta dopo aver letto i giornali e guardato sui siti. Poi i giornali costruiscono le loro pagine rincorrendo le dichiarazioni dei politici ai telegiornali o dentro ai talk. Entrambi poi attingono dai pettegolezzi e litigi sui social, i quali social attingono pezzi di informazione manipolati, distorti, corredati di tutto quello che vogliamo, che provengono poi dai media nazionali. Quindi, tra l'altro, se parliamo di siti che vivono principalmente di pubblicità, che navigano sull'anonimato e che hanno bisogno principalmente di traffico appunto per riuscire a stare in piedi, sono quelli insomma che la sparano più grossa, però questo ormai lo abbiamo capito tutto. Puoi metterci dentro quello che vuoi, anche perché spesso godono di anonimato. Allora, quindi una cosa unisce tutti questi ed è la velocità. Ovvero tutti devono pubblicare molto in fretta perché il primo che arriva non ha preso la buca e allora in questa trappola a volte cadono anche i media tradizionali che nel dubbio di prendere appunto di bucare la notizia a volte raccontano o citano o riprendono una notizia che non è stata verificata. Il tema della velocità non è un tema banale, perché per esempio questi siti di informazione che prolificano un po' senza arte né parte e che, come abbiamo detto, spesso sono anonimi, quindi non temono la citazione da parte di nessun avvocato per diffamazione o per risarcimento danni, dall'altra parte i media tradizionali risentono di questa continua pressione di questi nuovi mezzi e questo vuol dire che la qualità e la reputazione rischia di calare. Quindi è un tema che andrebbe veramente affrontato, però anche con la partecipazione degli utenti. Volete sempre sapere tutto di qualunque cosa, anche quello di cui non ve ne fregherebbe nulla, no? Ecco, pretendere magari un'informazione un po' più accurata, un po' più approfondita, che metta in connessione gli eventi e le notizie le une con le altre, quindi diano la possibilità di fare collegamenti e interpretare, no? La notizia in modo da creare consapevolezza, perché l'informazione, sappiamo, è cruciale proprio nel perché da una buona informazione accurata e verificata ne deriva una scelta da parte del cittadino consapevole. Allora, questo lo può garantire chi è in grado di garantire maggiore accuratezza, ovviamente sono per forza i media tradizionali, perché alle spalle c'è un editore che può pagare gli stipendi ai giornalisti, dove ci sono quelli che si occupano della cronaca cotta e mangiata e quelli che invece si dedicano all'approfondimento.
in questi altri luoghi molto spesso, generalmente, insomma, ci sono persone che fanno un altro tipo di mestiere. Questo non vuol dire che non sappiano dare un contributo, perché, ripeto, molto spesso i media tradizionali attingono anche da lì, perché ci sono testimonianze diffuse, capillari sul territorio, no? Chiunque posta. Però, non essendo giornalisti di professione, come dire, raffazzonano. Allora, il tema è che c'è una generazione che si informa solo lì. Prima di arrivare a questo, c'è un punto in cui questi due sistemi non comunicano per nulla fra loro, ed è specialmente il media tradizionale il problema, perché l'altro questo problema non se lo pone. E qual è? Un problema di tipo culturale e tecnologico. Allora, l'Italia è un paese anziano, i numeri sono grossi e quindi uno dice: ho le spalle al riparo, perché tanto avrò sempre e a lungo un grande numero di utenti, però quelli che hanno 30 anni oggi, è vero, e che si utilizzano un altro mezzo, continueranno ad utilizzare un altro mezzo. Allora, chi si è formato nei telegiornali, nei talk, sui giornali tradizionali? Per riuscire ad essere presente anche in questi altri luoghi dove di fatto è presente, però non è che basta mettere un'icona e un link, no, agli account per dire ci sono, perché quello non significa nulla. Devi essere presente creando contenuti apposta per quei luoghi, con linguaggi dedicati apposta per quei luoghi, che sono diversi da quelli dei giornali o delle TV. Allora vuol dire conoscere la tecnologia e adeguarti a questi formati. Ecco, questa resistenza è veramente molto grossa, di tipo, come dicevo, culturale e di tipo tecnologico. Ma ce n'è un'altra più subdola. Nel momento in cui tu sbarchi con dei contenuti dedicati in queste piazze virtuali, devi essere disposto ad esporre le tue viscere agli insulti della popolazione della piazza virtuale. E questo, come dire, uno dice: ma chi me lo fa fare? Però, ed è questo, io credo, il momento in cui l'informazione tutta deve cambiare, è lì che invece bisogna andare, perché è lì che bisogna portare qualità e reputazione e non avere paura di confrontarsi con questa piazza, appunto, che è abituata a non, ad essere trascurata. Nessuno gli risponde mai. Io quando rispondo a qualcuno che mi dice: vai a darla via per strada, perché questo ti dicono, io rispondo e dico: ma perché? Perché proprio per strada? E questi si stupiscono, dicono: ma io non volevo offenderla, io mai avrei pensato che mi avrebbe risposto. Allora, ma è questo tipo di educazione e anche di confronto con questa popolazione, no? Che dai 35 in giù si informa solo lì, che bisogna cominciare a portare qualità. Ora, c'era una cosa che volevo dire. Un'altra delle ragioni per cui tutto si monetizza: all'editore non rende, ovviamente, pubblicare su Facebook. Facebook non paga, quindi gli interessa eventualmente veicolare sui siti, perché lì hai la pubblicità. Ma in queste piazze virtuali, insomma, è più che altro per esserci, ma non perché ti interessa, proprio perché non hai ritorno economico. Quindi dipende molto dalla volontà del singolo giornalista. Abbiamo detto che dai 35 in giù attingono lì per farsi e formarsi un'opinione. Quindi stiamo parlando della generazione che domani guiderà il paese. Allora, ignorare tutto questo io credo che sia veramente colpevole. Anche perché pubblicando pezzi di notizie slegate fra loro, ripeto, non riesci a fare collegamenti, quindi a volte dialoghi con questi soggetti che tu dici: ma ti manca una parte della situazione, hai solo quel pezzettino. Non possiamo urlare sulle scie chimiche,
ancora, parliamo di questo. Ora, per dire, no, la RAI con 1600 giornalisti non ha un sito web, un sito di news online. Tutti pagano il canone, ma esclude dall'informazione online quel 30% di popolazione che si informa solo lì. Nessuno chiede conto di questo. Lo pagheremo alla fine, qualcuno pagherà il conto su questa mancata adempienza di servizio pubblico, perché un servizio pubblico per loro di fatto non c'è. Allora, ripeto, io credo che serva portare qualità lì dentro, proprio per senso di responsabilità verso il domani. Dopodiché io ho fatto questa scelta, non so se per una mia patologia personale, che è quella di abbandonare il grande schermo e di dedicarmi solamente per quel che resta della mia carriera, della reputazione che ho costruito e spero anche il frutto della mia lunga esperienza, proprio ad inventarmi, me lo sto inventando giorno per giorno perché è un modello nuovo anche per me, proprio un formato dedicato soltanto a social e web e cercando anche di adeguare un linguaggio. E vedo che la presenza di reputazione era in qualche modo richiesta, perché vedo che c'è molto riscontro. Certo, come dire, bisogna riuscire a reggere, a sopportare il fatto che se tu cerchi di smontare un pregiudizio o una convinzione diffusa in rete, devi essere pronto a assorbirti, no? Questi gli insulti, ma da curva sud, anche da curva nord, i peggiori. Poi, chiuso questo, i mezzi di comunicazione che non comunicano fra loro, invece, in senso più ampio. Ecco, più che mezzi, io direi dei pezzi di comunicazione. Per esempio, l'università comunica poco con il mondo fuori cui è destinato il prodotto del suo lavoro, appunto, di formazione. Il ministero comunica poco con la scuola, ma qualunque ministero comunica poco con il settore che deve regolamentare. E spesso è come se leggi e regolamenti fossero fatti da qualcuno che non ne ha idea. E non ha mai, non so, penso all'ultima, alla legge fatta sulle intercettazioni, parli con gli avvocati, con i magistrati, per una volta tutti insieme dicono, beh, l'ha fatto qualcuno che, questa legge l'ha fatta qualcuno che un processo non l'ha mai fatto in vita sua, però avrà delle ricadute poi. Allora, mi pare che vada da sé il significato di tutto questo, qual è il grosso tema, no? Il reclutamento della classe dirigente, vale a dire non avviene in base a criteri di merito dimostrati sul campo, e questo alla lunga lo si paga, perché parte dal scranno più alto e si scarica giù fino all'ultima municipalizzata, quindi ricostruire un paese ridotto così è un problematico. Allora, io registro questo nel mio osservatorio trasversale lungo 20 anni. Le imprese faticano a trovare progettisti informatici, mentre il 30% dei ragazzi preferisce studiare belle arti, discipline umanistiche e scienze sociali, nonostante siano i percorsi con minori possibilità di trovare lavoro. Allora, questo vuol dire una cosa, che c'è uno scollamento tra il mondo universitario e il mondo dell'impresa, quando invece dovrebbero comunicare fra loro. Guardando il quadro generale, infine, ci sono i NEET che nel nostro paese sono il 26%, vale a dire un quarto dei ragazzi fra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano, non fanno corsi di formazione. Allora, una qualche domanda dovremmo porcela. Io da questa responsabilità non escludo prima di tutto la mia categoria, ma non escludo la categoria politica, quella del ministero, quella dei professori, le famiglie e nemmeno i ragazzi. Allora,
Questo è un numero elevatissimo, se paragonato ovviamente questa categoria di persone che sono in un limbo, sono in tutti i paesi, no? Però noi abbiamo il 26, mentre la media OCSE del 13,996 quella della Germania. Allora, questo denota che siamo in una fase un po' di navigazione a vista, dove ognuno rema per sé, inconsapevole del fatto che si sta remando contro. Non pochi, io parlo sempre per la mia esperienza, quindi può essere confutabile in qualunque momento, però non sono pochi quei laureati che fanno un mestiere diverso dal titolo di studio. Se ci si alza di livello, addirittura sono rarissimi quelli che fanno il mestiere per cui incassano lo stipendio. Parlo di vaste aree del settore pubblico, perché quando ricopri quella carica, poi lavori per quella successiva, non per far funzionare bene quella per la quale appunto hai lo stipendio pagato. Questo vuol dire che gli altri, quelli che cercano di fare il proprio mestiere al meglio, alla fine si sentono demotivati, perché se attorno tu hai quelli che sono pagati per fare una cosa ne fanno un'altra, quelli che si ritrovano a fare un mestiere diverso da quello per il quale hanno competenze e per cui hanno studiato, qual è il motivo per il quale dovrei sentirmi motivato a dare il meglio, a fare meglio? Perché? Allora, da 20 anni io sono travolta da segnalazioni di studenti disperati che non riescono a parlare con i professori, che si iscrivono a giurisprudenza nella tale università perché c'è il luminare di diritto penale, che però manda a fare lezione il suo assistente perché lui è sempre impegnato con il suo studio, e questo vale per tante materie. Tutte le volte che abbiamo verificato era vero. Sappiamo bene che l'università cerca il nome di grido per attrarre gli studenti, e il grande professionista ha bisogno della consacrazione accademica per giocarsela, no? Anche su altri tavoli. Sappiamo che impera il monopolio della clientela, del nepotismo, del baronato, che non sono né un modello né un esempio, perché va avanti il sistema delle conoscenze quando dovrebbe andare avanti il sistema della conoscenza. Naturalmente io non voglio generalizzare, sono convinta che Ancona è un'oasi di straordinario rigore, però vi faccio alcuni esempi. Sono solo due, faccio questi due perché ve li ricordate tutti, ma la lista potrebbe essere molto lunga. Allora, il titolare di un grande studio tributarista è anche professore, poi fa anche il ministro delle finanze e poi torna a fare il tributarista. Ora, ha fatto, nei lunghi anni in cui è stato ministro, avrà fatto delle leggi che hanno favorito i suoi grandi clienti oppure no? Pensiamo ai condoni fiscali al 2%. Forma gli studenti quando il tempo ovviamente glielo permette, alla cultura della legalità o del saper navigare in mezzo a questo mondo di facilitazioni fiscali. Poi abbiamo il grande avvocato diventato famoso per assistere alle malefatte delle multinazionali, poi diventa ministro della giustizia, poi torna al suo studio e contemporaneamente oggi è direttore di una prestigiosa scuola di studi economici e giuridici. Allora, questa è un'informazione nota, insomma sono note queste le distorsioni, i conflitti di questo paese nel mondo accademico, parliamo di questo, ma non è soltanto il mondo accademico. Però questa comunicazione non comunica perché non porta risultato. Perché non porta risultato? Non perché non è chiara, ma perché dall'altra parte purtroppo c'è un muro di complicità, perché ormai
l'intreccio è talmente forte che c'è sempre qualcuno legato a qualcun altro, e dall'altra un muro di pigrizia che sa, ma per fare qualcosa bisogna alzare le chiappe e questo non si fa. E di conseguenza alla fine, no? Cioè, c'è il lamento collettivo e corale, siamo tutti consapevoli del fatto che le cose non ci piacciono, però non facciamo nulla per... Allora, ma finché, ovviamente, finché non si muove la pressione popolare, non succede nulla. La pressione popolare non si muove, c'è anche per un'altra ragione, nella quale io so di appartenere ad una categoria che ha colpe e che ha perso reputazione, perché seguendo sempre gli sponsor, alla fine, cioè, io per anni ho ricevuto lettere, telefonate, commenti divisi. L'apprezzo anche se lei è di sinistra e io no. Ma chi è che ha mai detto? Insomma, ma dove? Ma perché? Oppure, non ci credo perché lei è comunista. Quando sono andata per anni in onda su Rai 3, e quindi Rai 3 è declinata a sinistra, e pertanto chi parla su quella rete vuol dire che è portatore di un interesse politico. Quindi se su Rai 1 sarà governativo, su Rai 2 è stato a lungo socialista, poi leghista. Insomma, a seconda di dove sei collocato, hai un dante causa. Allora capisci che diventa, cioè, recuperare questa reputazione è, io credo, una tappa cruciale per poter incidere, come incide la stampa anglosassone sui cittadini. Vedi che quando salta fuori qualcuno che denuncia un ministro perché ha copiato la laurea, questo si è dimesso e è sparito. Noi stiamo a discutere se deve o non deve, può o non può essere presidente della Camera un condannato per peculato, ma in nessun paese al mondo succede questo, ovviamente ci dico. Perché? Attenzione, il tema non è il diritto del cittadino di sostenere chi meglio crede, che è un diritto inviolabile. Il punto è un altro, ovvero ha più valore il diritto del singolo, che fino a prova contraria per le leggi è eleggibile. Quindi non si può dire nulla su questo. Vale di più il suo diritto o il valore rappresentato dall'istituzione che lui rappresenta? Cioè, sono queste le due cose da chiederci. Perché se vale di più la reputazione dell'istituzione, non bisogna permettere che questa sia inquinata da un sospetto, da un dubbio. Cioè, bisogna sacrificarsi, anche se si è innocenti, anche se a rigor di logica io non sono l'ultima persona che vuole condannare o giudicare qualcuno, però abbiamo un deficit di reputazione anche istituzionale dovuta a questo, purtroppo. Allora, in sostanza, la ricchezza delle nazioni non dipende da quanto sei bravo ad inventarti delle criptovalute, ma dalla tua capacità di costruire istituzioni capaci di creare e trasmettere conoscenza. Allora, su questo, che vuol dire reclutare insegnanti di merito? E gli insegnanti devono saper valutare, e secondo me è qui il nodo vero, saper lavorare sulla loro materia prima, che sono gli studenti. Prima di tutto devono aiutarli a trovare, ad individuare nel processo formativo, ad individuare la loro unicità, il loro talento, la loro particolarità.
perché quando l'avranno trovata sapranno che cosa fare, e qualunque cosa facciano la faranno al meglio, perché è quello per cui sono portati. E ognuno è portato per fare qualcosa di molto, non qualunque cosa, qualcosa di molto unico, di molto sentito. E quindi è questa la chiave, io credo, di ciascun insegnante, a partire dalle elementari, proprio aiutarlo in questo processo. E quando uno studente si avvia poi al mondo del lavoro e ha chiaro qual è il suo talento, quello per cui è portato, darà sicuramente il meglio. Quindi sarà una persona felice lui e renderà moltissimo nella professione che svolgerà. Perché pensate a che roba terribile, no? Passare 8 ore a fare di tutti i giorni a fare un mestiere di cui non te ne frega nulla, di cui non sei portato, che è solo uno stipendio. Aspetti che venga sera, poi aspetti che venga sabato, poi aspetti che vengano le ferie, poi aspetti che vengano la pensione, e hai bruciato la tua vita senza lasciare segno di te, quando ognuno di noi certamente, no? Ha una particolarità che può essere lasciata come traccia del suo passaggio. Allora, io credo che questo patrimonio che deve così crescere, bisogna aiutare a vedere la luce, oltre che l'ombra del grande albero, sono i prof, dicevo, perché infine su tutto questo patrimonio, dove lo Stato comincia ad investire da quando ha 6 anni, fino all'università, alla fine i migliori, i più motivati, i più audaci, se ne vanno da un'altra parte e qualche altro paese raccoglie i frutti che sono stati investiti qui. E qui restano i mediocri, quelli che non hanno un paracadute abbastanza grande, familiare, per poter tentare di andare a fare un salto da un'altra parte, quelli che si adattano, quelli che non hanno alternativa, e anche i tignosi. Io non so se questa parola si usa ad Ancona. I tignosi sono quelli che non si arrendono. E ci sono in tutte le categorie professionali e in tutte le fasce di età. Io penso che se il paese riesce ancora a stare a galla è proprio grazie a loro. E quindi, per chiudere, vorrei dire agli studenti: fate la vostra parte, dovete pretendere che vi venga dato quello di cui avete diritto, e per fare questo però abbiate coraggio, si vive una volta sola.